È stato avviato all'Istituto Professionale Marconi di Vittoria un progetto che permette di conoscere le eccellenze ortofrutticole del territorio siciliano, un modo, spiegano i docenti, per far crescere i ragazzi, ma allo stesso tempo per prepararli al mondo del lavoro. Saranno studiate le eccellenze del territorio, passando dai metodi di produzione necessari al tracciamento, all'uso dell'informatica, fino agli usi in cucina. Si chiama La scuola incontra le eccellenze ortofrutticole del territorio siciliano. Oggi, dopo aver incontrato nei giorni precedenti il Consorzio di tutela dell'arancia rossa di Sicilia, IGP, è stata la volta del Consorzio di tutela della carota novella. Sono state individuate le materie prime utilizzate in campo agroalimentare. Si è anche discusso dell'uso della carota nel campo della nutraceutica, dell'alimentazione funzionale e il suo impiego nella cosmesi. Un progetto voluto fortemente dai docenti, dato che la Sicilia ha in Italia il maggior numero di marchi IGP e DOP, dunque fondamentali anche per l'occupazione. Prosegue il progetto che abbiamo iniziato sulle eccellenze ortofrutticole del territorio. Oggi abbiamo visto la carota novella di Ispica. Hanno partecipato i ragazzi dell'accoglienza che ci hanno mostrato tutte le caratteristiche del prodotto e la sua storia. Hanno partecipato i ragazzi di cucina e sala che hanno allestito un buffet tutto a base di carota, che ha la carota come protagonista, e hanno partecipato i ragazzi di chimica che hanno svolto delle analisi sulla carota per determinare sia il beta-carotene che la quantità di zuccheri presenti nel prodotto. Io ho partecipato volentieri, con gioia, a questo incontro proprio perché abbiamo il diritto come consorzio di formare i nostri futuri, i nostri ragazzi che saranno i nostri futuri operatori del settore appunto della ristorazione, di formarli per far conoscere le eccellenze del territorio. Oggi è toccato alla carota novella di Ispica e questo mi fa vanto, mi fa essere presente qui con i ragazzi. È un'esperienza che insegna non solo a loro, ma insegna anche a noi. Noi che dobbiamo imparare a insegnare ai ragazzi, a far conoscere ai ragazzi le eccellenze di questo territorio, di questa magnifica Sicilia. Abbiamo delle eccellenze spettacolari che ci invidiano tutto il mondo, però certe volte non ci rendiamo conto, non si rendono conto neanche loro delle capacità che abbiamo. Pensiamo sempre all'esterofilismo, cioè di andare all'estero vediamo questi ragazzi giovani che purtroppo prendono e li perdiamo perché se ne vanno a Milano, vanno al nord, vanno all'estero, quando invece qui secondo me c'è un futuro, perché la Sicilia è un territorio, l'Isola Felice, un territorio che dovrebbe vivere di agricoltura e turismo.